Pasquale Matrone legge la poesia Giudizio Universale di Luigi Nespoli. Ci saranno più cimiteri che persone vive e più musei che visitatori. Allora sono sicuro, come se ne vedessi un film, che Dio ci chiamerà alla sua mensa e nessuno avrà innanzi un piatto freddo, ma scoprirà di aver capito poco. Ubriacato da deformata autovalutazione d'essere eterno, non contingente, ma a giorni alterni di esaltazioni ciclopiche e dopo depressioni bibliche, nessuno avrà l'ultima parola. I poeti, bambini impertinenti, vedranno le loro carte mutate in divini coriandoli di gioia. Dopo il Big Bang delle creazioni, una risata cosmica ci renderà fratelli, sorelle in una famiglia di perfetti sconosciuti. Ma poi, per vedere il tutto, dovremo tutti ritornare a guardare in noi stessi, pozzo vero di ogni acqua e ogni siccità. Ma la libertà di ciascuno sarà leggere da bambini libri scritti prima, con caratteri nitidi, chiari e incerte, semplici le conoscenze.